Allora, siamo a Roma, alla costituente delle idee di Possibile, con l'onorevole Civati. Sì, La prima domanda che faccio all'onorevole questa la Civati. sapevo. Ok, questo è chiaro. La prima domanda che faccio è il perché di questi 3 giorni e quali sono le finalità che appunto lei, come ovviamente gli altri componenti di Possibile, vi prefiggete con tale incontro. Ma noi avremo alla fine di questi 3 giorni 200 interventi, che sono quelle, le cose più preziose, 1.000 persone che sono passate, che si sono registrate per partecipare, delle campagne già in essere, altre battaglie che stiamo facendo a livello parlamentare e politico, quindi è questo tesoro che chiedo alla sinistra di considerare. Ci sono tanti convegni, nasce un partito al giorno, vi consiglio di essere molto cauti nella scelta, nascono spesso tra ceto politico, per cui si cambiano le figurine, no? Esce Emiliano, poi rientra, allora lo sostituiamo con Scotto, prendiamo Speranza, moltiplichiamo per D'Alema. Secondo me il problema va posto con una sottile ironia, ma senza nessuna inimicizia verso gli altri, su un piano culturale. Oggi abbiamo parlato in modo molto avanzato di laicità, di diritti, di immigrazione, di ambiente, di energia, di democrazia. Secondo noi è quella la sinistra, la politica, più in generale la politica che vorremmo vedere, che è un fatto prima di tutto culturale. Ovviamente la sfida che lanciamo poi a chi invitiamo è anche di organizzarci, però senza necessariamente essere sotto la bandiera di Possibile, però considerare che questo è un punto di vista che, se ci convinciamo prima di tutto noi che sia così, può diventare davvero influente sulla politica italiana. Certo. Tra le tematiche trattate in giornata anche quella afferente ai diritti delle persone LGBT. Ecco, volevo sapere al riguardo, possibile che cosa si prefigge, quali saranno diciamo, i cavalli di battaglia in questo ambito che pensa appunto di affrontare ovviamente in Parlamento e in generale nel partito. Ma noi pensiamo che siamo, insomma, la battuta potrebbe essere che l'Europa è vista molto male in questo periodo, però noi, insomma, l'Europa dal punto di vista dei diritti ci piacerebbe come standard. Abbiamo visto votare una legge rispetto alla quale noi siamo astenuti per, come dire, provocare, stimolare una legge migliore che comunque è tra le più arretrate d'Europa lo stesso. Io lo dicevo, tutti dicevano, cioè, devo fare polemica, ma è un po' così. È una legge sulle unioni civiche che parte con una discriminazione al primo articolo, al primo tornante. Già fa questo pasticcio sulle forme associative, insomma, tutti con pregiudizi sulla famiglia che dovrebbe essere tradizionale, nessuno di noi ce l'ha, o sempre meno persone, insomma, senza considerare appunto che c'è una questione che, se si parla di famiglia, visto che ci sfidano, è anche quella di avere dei bambini che non necessariamente sono nati sotto quella formula che non so, è prevista da quale codice, boh, perché poi i bambini nascono, vivono in famiglie omogenitoriali, vivono in famiglie ricostituite, ci sono i single. E allora forse possono essere adottati da tutti questi soggetti che ho citato. Ecco, una scelta di grande nettezza e di grande anche curiosità, lo dico soprattutto su un tema che oggi è stato affrontato con grande intelligenza, che è quello per esempio del mondo transgender, che la politica conosce pochissimo, e invece oggi è stata l'occasione perché ho voluto Anche perché siamo partecipare. fermi al riguardo di una legge poi Certo, dove dell'82. quell'atteggiamento vagamente omofobico, quando non proprio del tutto omofobico, conservatore nel senso di quel tradizionalismo sciatto che dicevo prima, diventa una formula ancora più volgare e violenta, no? Nel non sapere classificare le persone, le cose che succedono, i comportamenti, avere questa ossessione per l'ideologia del gender che banalmente non esiste. Esistono degli studi sul gender che io consiglio di affrontare, soprattutto per quelli che sono molto ignoranti in materia, perché può essere loro utile capire di cosa si sta parlando, e insomma dare l'idea che noi abbiamo un'unica preoccupazione, che le persone non siano mai discriminate in ragione di quello che sono. Non so se Sì, mi spiego. Se uno certamente. si comporta molto male, fa dei disastri alla società, sto pensando ovviamente a questioni che riguardano non soltanto i comportamenti penali, quelli classici. Io penso, oggi abbiamo parlato anche di evasione fiscale, perché è moralmente accettabile l'evasione fiscale, mentre se una persona è omosessuale deve ancora giustificarsi o deve essere individuata per lui o per lei una soluzione nuova? Ma forse è una cosa banale della realtà. Quando mi Certo. dicono seconda natura, ecco, a me seconda natura, Europa e seconda natura andrebbero Ecco, benissimo. allora, lei ha usato ovviamente questo lemma composito di seconda natura, si è accennato anche al fantomatico gender e Sì. all'ideologia, quella sottesa inesistente, e questo pone un po' in campo il discorso anche di temi che sono
sono cari ad Oltretevere, quindi in generale la Chiesa Cattolica. Ecco, proprio in nome di una laicità che va sempre difesa e che è sempre più attaccata, lei come vede il rapporto fra Stato e Chiesa, proprio su tematiche? No, io sono per, guarda, c'è anche una sessione sulla laicità che peraltro arrivava subito dopo quella dedicata dal nostro gruppo di lavoro ai temi LGBT e non solo, perché poi abbiamo parlato della questione più generalmente maschile, eterosessuale, maschio eterosessuale è convinto di essere solo lui al mondo, ecco, questa è un po' la sintesi. Io sono per una laicità anche lì molto semplice, noi siamo eletti per rappresentare la Repubblica, la Nazione. Poi se uno è religioso lo rispettiamo, chiediamo soltanto che ci sia un rispetto analogo. Diciamo che la posizione un po' cavuriana classica, libera Chiesa e libero Stato, insomma. Certo. Però ecco, quel sano liberalismo, perché adesso poi a sinistra si pensa che i liberali sono tutti brutti, ecco, invece su queste partite un impianto liberale che dice per esempio che di fronte alla legge siamo tutti uguali. Io ho fatto anche un emendamento che è stato salutato al voto praticamente di nessuno sull'8 per mille, lo dico non per collegare le questioni culturali alle questioni economiche, però purtroppo secondo me qualcuno dall'altra parte lo fa, quindi sì, è meglio dirlo. Allora, se c'è un'uguaglianza davanti alla legge, noi chiediamo che sia rendicontato l'8 per mille, che l'inoptato rimanga allo Stato, che lo Stato si faccia carico della propria quota, che le tasse su imprese commerciali, anche se sono vicine a una chiesa, si paghino come pare pagano tutti quelli che fanno altro, pur essendo laici, lo dico giusto dovendosi giustificare, quindi insomma rompere qualche cliché serve anche per rispettare di più la funzione di chi aderisce a una chiesa, a una fede che io considero, come dire, col massimo rispetto, anche con la stessa curiosità che dicevo prima, perché magari sono cose che non conosco. La cittadinanza però, il nostro